Caro te, caro Sandra, grazie mille, Sita Sakyam. Thank you very much, Sita Sakyam, for serving. Sta ringraziando la sorella Sakyam per la sua condivisione. I feel touched, I feel moved by her story with her dad. Sono molto toccato dalla sua condivisione, dalla storia che ha raccontato. Yeah, as we organize this day, we sit down and we divide the responsibility for each one. Nell'organizzare l'evento di oggi, tutti insieme abbiamo fatto una riunione per prendersi ciascuno di noi delle responsabilità. Yeah, we have some brothers singing, some brothers sister playing with the children. My brother sit at the bell and Sita Sakyam sharing about the relationship between children and father, parents. Quindi abbiamo delegato le varie responsabilità, qualcuno con i bambini, qualcuno qui per fare il discorso. La sorella ha fatto questa condivisione della relazione con il suo babbo, con suo padre. And somehow it ended up that I have to share about the relationship between couples, between spouse and partners. È venuto fuori che a me la mia responsabilità è quella di cercare di condividere tutto ciò che riguarda la relazione tra una coppia, marito e moglie. And I felt nervous because I grown up single and I became a monk. È un po' difficile perché ero single prima di diventare monaco, sto cercando di tradurre single e poi dopo sono diventato monaco, quindi. And I think for this topic my friend and brother Andrea or brother Malcolm could say I'm much better than me. In realtà pensavo che Andrea e Alice fossero più idonei per fare questo tipo di condivisione di me. Yeah, but I'm a practitioner, so I would like to offer some of my practice when we get in touch with people and when we contemplate about the family lives. Come praticante, però condivido adesso la mia esperienza perché comunque sento e entro in contatto con gli altri, quindi. Condivido. So maybe could I ask how many of you from Florence? Quanti di voi vengono da Firenze, questa bella città? Many of you. Thank you very much. I was at Florence one time before, 2 years ago. Sono già venuto a Firenze circa 2 anni fa. And I was amazed by the beauty of the city. E sono rimasto esterrefatto dalla bellezza della città. A lot of masterpiece artwork. Così tanta arte, proprio delle opere d'arte meravigliose. And I remember a group of our brothers. We walk on the street and we feel really nourished. And we feel the air, the environment of the Renaissance time, when a lot of great artists living here and build the city. E camminando per la città con fratelli e le sorelle ho sentito proprio l'energia del periodo rinascimentale, il periodo dello splendore del rinascimento a Firenze, gli artisti e questa cultura, insomma, di quel tempo. And I remember at the beginning of this trip, we have a meeting with a group of the organizers from Florence. E prima all'inizio, prima di venire qui, di organizzare questo viaggio, c'è stato un incontro proprio con gli organizzatori. And I remember that Adriana said with us that once our teacher Tai was here. E Adriana ci ha ricordato quando Thich Nhat Hanh è venuto qui a Firenze. And he taught the children of Florence to ask the mayor of Florence to build the city, become the city of peace. E Thich Nhat Hanh
chiese al sindaco di allora di fare in modo che la città di Firenze, diventasse la città della pace. And it was should be a very beautiful moment, and I can feel the energy of our friends when they share that with us. E ricordo che è stato un momento davvero bello, ricordo l'energia di quel momento, che è stata stato un bel momento di condivisione. And I believe that if each and every one of the family in Florence, if you know how to live peacefully together, how to build a family, become a peaceful family and a family of joy and happiness, then Florence will become a happy and peaceful city. E dunque, se i membri della famiglia, ogni famiglia impara a essere un essere di pace, coltivare la pace, è in questo modo che Firenze potrà diventare davvero una città di pace. But we all know that, like Sister Sakyam said, and maybe all of you know that sometimes the family's life is not easy. E come già diceva la nostra sorella qui con noi, we have many challenging, we have many difficulty in our daily life. La vita familiare non è poi sempre facile, ci sono sempre molte sfide, molte difficoltà da affrontare. I have an elder brother, my brother. He's married and he lives in Hanoi, the capital of Vietnam. Okay. Ho un fratello più grande di me che è sposato, ha famiglia e vive in Hanoi, la capitale del Vietnam. He has two children and they live in an apartment at the suburb of Hanoi. E ha due figli e vivono nella periferia di Hanoi. And I talk quite often with him. E con lui ci sentiamo molto spesso. And recently he told me that his family life becomes so difficult that he cannot imagine. E recentemente mi ha detto che la vita di famiglia è diventata difficile e non si immaginava che sarebbe diventata così difficile. Since the last 3 years when the pandemic started, his life like upside down. Everything changed. Da quando c'è stato circa 3 anni fa l'inizio della pandemia del Covid, la sua vita ha avuto molti alti e bassi. And there was time that they have been locked down in the house for months. They cannot go out. Non potevano uscire di casa, come del resto anche noi qui in Italia, per mesi durante il lockdown. And suddenly the whole family have stayed together in the apartment. E dunque si sono ritrovati a essere costretti di stare tutto il giorno insieme in appartamento, come chiusi in appartamento. At the beginning they were quite happy because they have time together, they cook together and they can play with children. Inizialmente tutto sembrava filare liscio perché potevano magari cucinare insieme, stare insieme, giocare, fare tante cose insieme. But very quick they feel very bored and they feel very difficult actually to be together all the time. Ma in poco tempo la situazione è cambiata, si sono trovati poi nella difficoltà del dovere stare insieme costantemente. They stay in the same apartment, but they communicate with each other through WhatsApp. Sebbene vivano nello stesso appartamento, comunicavano tra di loro con il telefono, tramite messaggini WhatsApp. Because sometimes they feel that it's too difficult to come to the other room and to talk, and it's better for them to stay in their room and just leave the message through internet. L'idea è quella che è meglio stare nella propria stanza per comunicare con gli altri, perché andare dall'altra parte a parlarci, portare il corpo lì, insomma, un po'. And that really make me really kind of shocked me. E sono rimasto scioccato quando ho appreso la situazione. Because we are human, we are social animal. We are supposed to meet each other in person and we communicate directly with each other. Come esseri umani siamo degli animali sociali e quindi
dovremmo incontrarci personalmente e comunicare veramente l'un l'altro. But nowadays many people they feel much easier using the smartphone. Ora la maggior parte delle persone ritengono più facile usare il cosiddetto smartphone. Even for some people the smartphone become the whole world. You can find everything in there. In certi casi lo smartphone per alcune persone diventa il mondo intero. And very often time they my brother he cannot smile with their family member. Mio fratello molto spesso non riesce nemmeno a sorridere ai propri membri familiari, ai propri membri della sua famiglia. And when the lockdown is, they can go out to work, but at the workplace everything also changes, and they feel more stressed, and coming back home they also feel more stressed. E quando poi il lockdown è finito, sono tornati al lavoro come in precedenza, tutto è stato, c'è stato un grande cambiamento lo stesso, si sentivano stressati al lavoro, tornando a casa di nuovo stressati anche a casa. And my brother he could not find a place, could not find time to feel himself, to what we call to come back to himself. E mio fratello non ha avuto l'opportunità né di trovare un posto né l'energia per tornare, come si dice, a se stesso. Because the city life is too busy, this the routine is like that every day, and sometimes he has a weekend, everyone just want to sleep, don't want to do something together. Questo perché la routine della città è troppo impegnativa, non c'è tempo per fare niente, quando si arriva, si finisce di lavorare il venerdì, c'è il sabato e la domenica, le persone sono così stanche che poi dormono. So I share with him some of our practice, like in prime release we practice to live deeply every moment. Così ho cercato di condividere con mio fratello alcune pratiche. Come sapete a Plum Village cerchiamo di praticare il tornare a vivere pienamente ogni momento. So I share with him that you can try some practice, some technique, so he hopefully he can gain some more space and sovereignty in his daily life. Così ho condiviso con mio fratello alcune pratiche, sperando che poi lui le metta in pratica e riesca a recuperare un po' di controllo della sua vita. So one of the practices I share with him, like Siddha Satnam share, is when he wake up, he take it time to wake up and recite the gatha. Una delle pratiche che ho condiviso con lui è quella che qui già faceva cenno la sorella, e cioè quella di svegliarsi, di sorridere, leggere, riflettere su un koan che possa avviare la giornata in modo positivo. And with each line when he recites, he take one in breath or out breath, fully follow the in breath and out breath. In modo da questo koan ha scritto appunto di inspirare profondamente, espirare profondamente. And I suggest him to wake up a bit earlier, maybe 10-15 minutes. And make a cup of tea. E gli ho suggerito di svegliarsi un po' prima del solito, anche 10-15 minuti prima, per farsi una tazza di tè. And he started the day with 10-15 minutes, he's still in his room, and enjoy the cup of tea. E effettivamente ha cominciato a seguire questo consiglio, si alza prima e si gode questo tè in tranquillità. And by that way he can calm him down and have more clearer mind. E soltanto in questo modo può già calmare un pochino di più se stesso. And start the day with a little bit different way. Cominciare così la giornata, è un modo per cominciare la giornata in un modo un po' diverso. And when I listen to him, I share with him that it's very important that he should try not to bring the chat from his workplace back home. E quando ho avuto l'occasione di parlare con lui, gli ho detto che è molto importante
cercare di non portare lo stress dal posto di lavoro a casa. And I suggest him to practice as from time to time he come back to his breathing and smile. E gli ho suggerito di imparare a ritornare di tanto in tanto al respiro, praticare il respiro consapevole e anche a sorridere. At the beginning he said it's very difficult, there's no way for him to smile. All'inizio mi ha detto che non è possibile, è molto difficile per me sorridere. He always feel worried, feel irritated by the things surrounding, by the project at work and by the issue at home, everything make him irritated and worried all the time, so he could not smile. Dice che non è possibile per lui farlo perché è come irritato dalla situazione di lavoro, dallo stile della sua vita e proprio non riesce a sorridere. So I just ask him every time he go to the toilet, after he doing the toilet, he wash the smile and it take 30 seconds to look at the mirror and smile. Gli ho suggerito tutte le volte che va al bagno, fa le sue cose del bagno, poi guarda lo specchio e cerca di sorridere all'immagine dello specchio. Yeah. 30 secondi, scusate. No matter how difficult it is, no matter how much workload he has, how much stress he has, he just smile at that 30 second, 30 or 1 minute, 30 second or 1 minute. Malgrado le difficoltà che suo fratello possa avere in quel momento, lui gli ha suggerito, a parte le difficoltà, per favore sorridi 30 secondi, anche un minuto. And I tell him that please keep the practice and make sure that before you open the door to enter the apartment, make sure that you smile. Per favore, pratica in questo modo. Prima di aprire la porta, tornando dal lavoro, entrando a casa, fai in modo di entrare col sorriso. And actually, he's very smart, and when he park his car or his bike at the parking lot before walking to his apartment, he look at the mirror, the rear mirror, and he practice smiling for a while. Lui, mio fratello, è molto intelligente. Allora, prima, quando parcheggia la macchina o il motorino o la bicicletta, e c'ha lo specchietto e fa come gli ha detto suo fratello, no? Guarda e vede se c'ha il sorriso e poi sale le scale e va in casa. And by that way, for a while of practice, he said that he feel much lighter. Even the stress, the tension is still there. There's a lot of things he need to finish at work, but when he come back home, he come back as a different person. Grazie a questa pratica semplice ma profonda, quando torna a casa, nonostante anche le difficoltà che può avere sul posto di lavoro o altre difficoltà, riesce a rientrare in casa col sorriso. Now every time he get out of his car, he look at the mirror, he smile. Tutte le volte scende dalla macchina, guarda il suo specchietto e sorride. And before he open the door of his apartment, or he knock the door while waiting to be open, he smile. O prima di aprire la porta di casa, o prima di bussare alla porta di casa, sorride. And he said that it helps his life a lot. E gli ha detto che questa cosa l'ha aiutato moltissimo nella sua vita. Before the knowing the practice, he said that very often time he come back home, when he opened the door, he see his wife and his children at the living room. Prima di fare questa pratica, gli diceva che io tornavo a casa, aprivo la porta e vedevo mia moglie e i miei figli nel salotto, nell'ingresso. And when he opened the door, just by the way he opened the door, his wife go to the corner and open the computer, pretending to work. L'ho tradotto male. Quando andava a casa e i figli e la moglie stavano lì e lo sentivano entrare, appena sentivano il modo con cui lui apriva la porta, allora i figli e la moglie andavano da qualche altra parte, uno apriva il computer, un altro faceva un'altra cosa. And their children grabbed their iPad and went to their room. E i bambini prendevano per esempio l'iPad e andavano in un'altra stanza. Even his pet dog waved the tail and come to him.
And when he started to speak, the dog ran away and hid himself under the couch. Anche il suo cagnolino, quando lo sentiva arrivare, poi scappava. But now with the practice of the smile, he can leave every, he can leave the stress, the tension outside of the door, and he come back as a happy person. E ora che grazie alla pratica riesce a lasciare tutto il suo stress fuori dalla porta, quando rientra può rientrare a casa come una persona felice. And his wife come and greet him, and they can talk with each other. The children don't run away from him, and of course the dog can come and they enjoy the happy moment together. La moglie lo accoglie, scambiano qualche parola, i bambini anche lo salutano con affetto, persino il cane arriva adesso con la coda tutta in movimento. And in the family, if both of you, the couple, only know how to practice, you can always bring joy back home. Se la, tutti e due i membri, la coppia sa praticare, questo significa poter portare molta felicità in famiglia. And we always want to come back home together. E tutti noi vogliamo tornare a casa insieme. And we can make the togetherness time, the time that we stay together, become the enjoyable time that we can speak together, we can look at each other instead of looking at our smartphone. In questo modo, quando siamo insieme, portiamo insieme questa insiemità, vale a dire stiamo insieme davvero, e così rigioiamo insieme, invece di distrarci e scappare di qua e di là con la scusa dei telefoni, gli iPad o cose di questo genere. So by that way, little by little, we can make our life to go to a better direction. Così, in questo modo, un pochino alla volta, possiamo fare in modo di dirigere, fare in modo che la nostra vita vada in una direzione migliore. My brother said that nowadays the world has so much difficulty and it's affected the relationship a lot. The war, the war now, the war. Ah no, the global. Sorry. Adesso questa situazione della guerra un po' preoccupa un po' tutti, anche le persone del Vietnam. It's affect every aspect of of our life. The war situation. La situazione della guerra crea difficoltà in tutti gli aspetti della nostra vita. And thanks to that practice, when we look at our relationship, it might be look like a tango yang, you know, like we have the womb, the string womb, and was played by the cat or the children, and it become tangled and create a lot of knots, okay. And we don't know how to make it in order again. Okay. Grazie alla pratica possiamo come dire sciogliere i nodi che si creano di qualsiasi natura essi siano, come quando il gatto gioca con il gomitolo e lo annoda da tutte le parti. Quello è un po', rappresenta un po' le tensioni che si possono creare nella nostra vita, ma grazie alla pratica questi nodi possono sciogliersi. And with that very simple practice, like coming back to our breathing, smile to ourselves, and we can gain more space, gain more sovereignty, gain more calm to look at our situation, and we can have more patience to unknot all of the knots. Quindi grazie alla pratica, il respiro consapevole, il sorriso, creiamo più spazio, e questo spazio più grande ci permette poi di cambiare la situazione e di poter sciogliere qualsiasi nodo poi si crei dentro di noi o nelle relazioni con gli altri intorno a noi. And in our tradition we look at our daily life, we see that everything that can exist because they have food. They have food? Cibo? Ok, sorry. Nella tradizione di Plum Village noi pratichiamo l'interconnessione di ogni cosa e vediamo che ogni cosa è interconnessa col cibo. No, no,
mistake. Not everything is connected with the food, no. With the? With the food. Correct. Giusto. Okay, thanks. So maybe some of you I'll know see. That we're talking about the four kind of nutrition. Okay. The brother helped me, I will say again. Nella tradizione di Plum Village la nostra pratica consiste nel cercare di essere consapevoli che tutto può essere un nutrimento. Sì? Esistono quattro tipi di nutrimento. Ci sono quattro tipi di nutrimento. But today I will share with you about the two kinds, that is sensational food and the volition. Okay. Ma oggi condividerò due nutrimenti: il nutrimento del cibo e il nutrimento delle sensazioni. The sensational food is very important nowadays because it in the Buddhist psychology it comes from the mental formation named contact. Ok, il nutrimento del cibo è molto importante perché viene, secondo gli insegnamenti del Buddha, dal contatto. And contact is one of the five universal mental formation. It's always there. E il contatto è una delle cinque fattori universali, è una formazione mentale universale. And by our body, our mind, we always contact with something. We always contact with our environment surrounding. Il corpo e la mente sono sempre in contatto con qualcosa. With our eyes, our tongue, our nose, our body and our mind. Con gli occhi, il naso, la lingua, il tatto, il corpo, siamo sempre in contatto con qualcosa. And our consciousness. E con la nostra coscienza. And nowadays you can see that we are bombarded by the contact, by the media. Al giorno d'oggi è facile vedere come siamo, come dire, bombardati da tante informazioni. And very often time we feel loneliness, we feel hollow inside. E molto spesso ci sentiamo soli, sentiamo come una voragine, un vuoto dentro di noi. And that time we have a tendency to find something to cover up. E quando questo accade, la nostra tendenza è quello di fare qualcosa per coprire questa voragine, questo vuoto. And by contact is very easy. E cercare di riempire questo vuoto tramite il contatto è molto facile. Especially now we all have a smartphone. Just open the smartphone and you can contact with whatever you like. Soprattutto al giorno d'oggi che abbiamo lo smartphone, basta prenderlo e contattare qualsiasi altra cosa. And the way the social media work, they dig more into that. They created a whole new industry on the world of contact of people. E il modo con cui il cosiddetto mondo dei social è ideato è fatto in modo da creare ancora più solitudine, ancora più voragine in coloro che appunto si addentrano in questa ricerca di coprire la propria solitudine, di rimuovere la propria solitudine. And the more we consume that kind of product, the more we feel alienated with ourselves. Quindi più noi ci impegniamo, usiamo questi media e più ci sentiamo alieniati, alla fine ci allontaniamo ancora di più, ancora più soli. And the more we consume that kind of product, the less patience we have for ourselves and for others. Less? Patience. Yeah. E più noi consumiamo questo tipo di prodotto, e meno pazienza abbiamo con noi stessi, quindi più agitazione sorge. And that's why now you opened up the social media, you see every clip is very, very short now. 30 seconds, 1 minute, 2 minute, 3 minute at most. Because we cannot focus
for a long time to watch the content. Per questo quando adesso accendiamo il telefono, guardiamo, vediamo che le pubblicità o quello che viene offerto è sempre più breve, pochi secondi, un minuto, due minuti, tre minuti al massimo. And it creates an illusion that it's short, so we just watch for a short time. But very often we find ourselves, we open it, we watch one by one, mm-hmm. and then we end up like spending 4 hours, 8 hours mm-hmm. at a time. Crea l'illusione di usare il telefono per pochi secondi, ma quello che accade di fatto è continuiamo a muovere il dito e quindi guardiamo una cosa, poi un'altra, poi alla fine da quei 15, 20, 30 secondi abbiamo speso delle ore, abbiamo buttato delle ore impegnati in questo tipo di attività. So we have to be very careful with feeding ourselves with that kind of food. Dunque dobbiamo fare molta attenzione perché questo è un nutrimento che diamo a noi stessi, è un tipo di nutrimenti che dovremo evitare. Every time you open the content, you maybe you smile, you stop and smile, and you ask yourself that you are you really need that, or you just find a way to cover up something that you feel not at ease inside. La prossima volta che prendi il telefono, prima di cominciare a scrollarlo, diciamo così, allora chiediti cosa sto facendo, ho veramente bisogno di fare questo, cosa sto cercando di coprire, da cosa sto scappando. And coming back in contact with the nature is always healthy, always help us, always nourish us. E invece tornare a sé, tornare a contattare la propria natura è sempre salutare, è sempre un buon nutrimento. So here we are very lucky today, we have come to a very beautiful place, surrounded by trees, nature. E oggi noi siamo molto fortunati, ci siamo ritrovati qui tutti insieme in questo bellissimo luogo, circondati dagli alberi, dalla natura. When we just arrived here, our brothers, they found some tree behind with the hollow trunk, and they are so happy. Quando siamo arrivati qui, fratelli e le sorelle hanno scoperto qui vicino un grande tronco cavo all'interno. Because it's very rarely for us to see that kind of tree. I saw them hug the tree and some put himself inside the hollow and take picture like children. Non è così frequente trovare alberi del genere, perciò qualcuno di noi ci si è infilato dentro, qualcuno ha cercato di abbracciare questo albero. And hugging tree is a very very beautiful, very healthy practice. Abbracciare gli alberi è una pratica molto bella, molto salutare. Every time you feel too full to stretch, you can find a beautiful tree and practice in hugging. Tutte le volte che ci sentiamo un po' stressati, possiamo ricorrere a questa pratica, abbracciare un albero e respirare insieme all'albero. You can hug the tree and breathing in and out at least 3 times, and let all of your worry, anxiety, your stress. Go out and be embraced by the tree. Abbracci l'albero, respiri, inspiri, espiri e lasci andare tutto lo stress. Ti lasci persino abbracciare dall'albero. And by that way you are nourished, you are consuming a very good food from nature. In questo modo puoi guarire. È un modo per consumare, per nutrirsi, prendere un nutrimento dalla natura. But it doesn't take much time. Non ci vuole nemmeno molto tempo per fare questa pratica. Just few minutes per day and then you can start to gain back your sovereignty. Just few minutes per day. Oh, you can practice that. Basta soltanto qualche minuto al giorno per riconquistare, lui usa una parola come la signoria su se stessi, proprio il controllo di sé. And you can have more balance for your life and for your relationship. Così si può ritornare a avere più equilibrio nella vita e nelle relazioni. And the second kind of food that I want to share today is volition. Il secondo tipo di cibo, nutrimento di cui io voglio parlare oggi è la volizione. It's not your daily concern. It's not about your daily matter.
l'abolizione non concerne i modi di pensare, come dire, ordinari di tutti i giorni, un po' così, le cose che facciamo giornalmente. We can call it as ultimate concern, our ultimate concern. Possiamo definire l'abolizione come il desiderio più profondo, il valore più importante che diamo alla vita è quello che ricerchiamo di più. We can ask ourselves what is the purpose of our life, what do we want to do for our life. E l'abolizione risponde alla domanda: cosa voglio fare della mia vita? Cosa è importante per me? And once you can ask and you can find the answer, you found the tremendous source of energy for your life. Una volta data risposta a questa domanda, possiamo trovare una riserva inesauribile di energia che possiamo usare poi nella nostra vita. And especially when you have a partner, you can share your volition together, and together you can build that kind of dream. That would be a very beautiful relationship. Specialmente nel caso in cui ci sia un partner, possiamo condividere questo desiderio profondo, questa volizione, e questo è qualcosa su cui costruire poi una bellissima relazione, uno scopo alla vita ulteriore. Your volition, your purpose of life should be more than what they call money, fame, social recognition, or material comfort. Should be more than that. Questa motivazione o volizione o desiderio profondo deve essere qualcosa che sta al di là ed è più importante del potere, della fama, della ricchezza. When we look at the great being like Saint Francis, Jesus, Buddha, we see that they have a big volition. They have a great volition. Quando per esempio guardiamo alla vita dei grandi esseri come San Francesco, il Buddha, Gesù, vediamo che la cosa principale in questi esseri era la loro volizione, il loro desiderio profondo. The volition is to bring love, to bring healing and transformation for people. Il loro desiderio principale era portare un'evoluzione, il benessere, la felicità nelle persone. And we can learn from them to help our volition. E dunque possiamo imparare da loro anche noi ad avere una stessa simile volizione, stesso desiderio profondo. Maybe we can start with the volition to make our life happier, more peace. Per esempio, potremmo dirigere la nostra intenzionalità a una vita più felice, più profonda. Our volition could be to heal all of the wounds that we have, per esempio, transform all of the difficulties that we have. Per esempio, dirigerla alla trasformazione delle ferite che abbiamo, dei dolori che abbiamo sperimentato in questa vita. And have other people do the same. E avere anche altre persone, fare in modo che anche altre persone facciano così. And coming together and practice together like this, like a sangha, is a beautiful and much easier way to realize our volition. E ritrovarsi in questo modo tutti insieme per praticare insieme è il miglior modo ed è rende anche più facile questa messa a fuoco del nostro desiderio più profondo, della nostra volizione. When I shared with my brother, I said that you have to look at your relationship with your wife as a journey. Quando ho parlato con mio fratello, gli ho detto: guarda, devi considerare che la relazione con tua moglie è come un viaggio. Or you can look at that relationship like a masterpiece, a mosaic art work. Okay. Puoi guardare a quella relazione anche come a un'opera d'arte, come a un mosaico. And by your breath, by your step, by the way you live your day, you start to put every piece in the artwork. E con il tuo modo di parlare, di camminare, il tuo modo di agire, tu metti un pezzettino di questo opera d'arte, di questo mosaico tutti i giorni. And the way we live our day, we can choose to be a happy day or to be a less happy day.
E dunque, in sostanza, ogni giorno ognuno di noi può anche decidere questo sarà un giorno felice o un giorno infelice. And with a simple practice we can gain the sovereignty and we can have a control and we can decide that. E con questa pratica così semplice possiamo riconquistare come la nostra signoria sulla nostra vita, un po' di controllo sulla nostra vita per renderla o in un modo o nell'altra, in questo caso più felice. And we can make the journey become the journey of happiness, the journey of joy and peace. E così il nostro viaggio può diventare un viaggio di pace, un viaggio di felicità gradevole. And as parent you have to build your relationship become a happiness, a happy relationship. E come genitori dovete cercare di costruire la relazione in modo tale che sia una relazione felice. And that is the best treasure that you can transmit to your children. Questa è la cosa più bella, più importante che potete trasmettere ai vostri figli. That would be the hermitage, the holy text that help them to, okay, to be a happy person. E quella sarà per loro l'eredità più preziosa che potete lasciargli. And to contribute to the society and to help to build the better society. E questo contribuirà a costruire una società migliore, più felice. I believe that we all can do that. Sono sicuro che tutti noi possiamo farlo. Thank you very much for the listening. Grazie per aver ascoltato. And now we will end our session with the three sound of the bell. E terminiamo la sessione adesso con tre suoni di campana.